Buongiorno, è veramente incredibile quello che è successo stamattina. Siamo arrivati qui e mezz'ora fa è successo questo incidente che per fortuna non ha portato morti. Un danno importante al mosaico di Andreina. Siamo ad Indicatore, questo è il mosaico più grande d'Europa, un'opera peraltro autofinanziata da una associazione, ma adesso qui c'è tutto da ricostruire. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 8:30. Un furgone, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato al suo interno. Due persone che per fortuna non sono rimaste ferite gravemente. Importanti i danni al mosaico. Allora, il veicolo era incastrato praticamente tra il monumento e la scultura che rappresenta il drago. Veramente io quando sono arrivata qui stamattina non credevo ai miei occhi, proprio perché è incredibile quello che è successo. Cioè, da questo un incidente tra l'altro gravissimo, dove ci sarebbero potuti essere dei morti, invece si è risolto bene. Quindi io sono abituata a costruire, quindi continueremo a costruire. Questo è il messaggio positivo che lancio, nonostante tutte le lacrime, perché essendo un progetto autofinanziato dall'associazione, per noi questo è un danno incredibile, veramente incredibile. L'appello è a tutti coloro, aziende o privati, che potranno dare una mano. A questo mosaico hanno lavorato artisti da tutto il mondo. Questa struttura purtroppo andrà demolita perché gravemente danneggiata. La colonna è stata invece abbattuta dai vigili del fuoco perché sarebbe stata pericolosa. Questa è la demolizione dell'opera. Niente, ovviamente c'è il dispiacere, la voglia di ricostruire questa parte in attesa di tanti arrivi che verranno da tutto il mondo e niente, come il solito, ogni anno succede qualcosa, spero che questo sia l'ultimo anno e spero anche che le persone comunque ci aiutino a recuperare tutto quello che è successo. Cosa dovete fare? Ci spiegava che questo blocco che è alle sue spalle deve essere, insomma. Allora, questa è una parte dell'anfiteatro Drago che ospita il pubblico durante le rappresentazioni teatrali o musicali sul sagrato. E niente, dovrà essere smantellato perché comunque l'urto ha creato un danno interno ovviamente alla struttura che con il tempo rischierebbe di fratturarsi tutta. Poi è stata demolita una scultura e parte insomma del pavimento andrà recuperato. Come vi può aiutare la comunità non solo aretina ma insomma europea? Sappiamo bene che questo è il mosaico più grande d'Europa, quindi... Magari sostenendoci, venendoci a trovare, aiutandoci nella ricostruzione, ognuno poi sceglierà il suo modo per poterlo fare. Io vi ringrazio.